prima di procedere all'inaugurazione ufficiale di questa strada, un piccolissimo intervento, due parole. Prima di tutto volevo ringraziare tutti i presenti, tutti coloro. Grazie. Quindi, diciamo, prima di iniziare, quindi di inaugurare ufficialmente questa strada, appunto, che ricorda i fasci dei lavoratori, un ringraziamento a tutti coloro che sono presenti oggi. In particolare voglio ringraziare l'onorevole Catanzaro, che è qua a noi, grazie Michele, e il sindaco di Castrofilippo, che è sempre presente, grazie, anche il vice sindaco di Comitini, che ci accompagnano sempre in queste belle manifestazioni, oltre che naturalmente la giunta comunale e il presidente del consiglio comunale. Desidero ringraziare anche l'onorevole Marchetta, che non è presente stasera con noi. Ricordo che questa manifestazione ha avuto il patrocinio dell'ARS, quindi anche un piccolo sostegno economico, quindi ringraziamo l'onorevole Marchetta, appunto, per il contributo. E naturalmente un grazie a Gaspare Agnello, che è il vero motore, l'ideatore di questa manifestazione. È da tempo che auspicava l'intitolazione della strada ai fasci dei lavoratori, e oggi è arrivato finalmente a questo bel momento. Ricordo a me stesso, ricordo a tutti noi come sia fondamentale il ricordo. Infatti questa manifestazione è collegata a altre due eventi collaterali. Stamattina abbiamo avuto un incontro con gli studenti in comune, e a seguire poi ci sarà un convegno di approfondimento appunto sui fasci dei lavoratori, e ricordiamo anche il 130esimo anniversario del congresso dei minatori. Quindi la nostra storia, sostanzialmente, e il nostro obiettivo è quello di fare conoscere, di ricordare soprattutto ai più giovani temi che probabilmente oggi anche difficilmente a scuola vengono ricordati. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo: la conoscenza, il sapere, fare conoscere ai giovani la nostra storia, da dove veniamo. Quindi dopo questa manifestazione, appunto, di adesso, l'intitolazione della strada, poi andremo in comune per il convegno, appunto, che ci sarà a seguire. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, e soprattutto grazie ai cittadini di Grotte, così numerosi, che sono presenti oggi qua con noi. Il vento non facilita l'operazione.